Domanda delle domande. Le voci su Allegri fuori dalla Juventus andranno a destabilizzare l'ambiente e a danneggiare la Juve già dalla prossima partita contro il Monza? Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Ben ritrovati. Spero di poter fare una bella chiacchierata con voi perché ci sono alcuni punti da chiarire rispetto a quello che abbiamo discusso ieri, proprio qui, su YouTube. Prima di tutto vi chiedo, come al solito, un supporto a questo canale. Un mi piace, un commento per farmi sapere la vostra posizione, appunto qui sotto nell'area dedicata, un'iscrizione al canale, raggiungiamo nuovi obiettivi, e se volete pure un abbonamento, perché gli abbonati i video li vedono prima. Queste sono cose che mi piace ricordare per avere sempre un pubblico attento a quello che pubblico qui sul canale. Allora, la domanda delle domande. Non c'è una risposta. La domanda è quella che vi ho fatto ovviamente nell'apertura. La risposta la darà il campo. Non c'è un'altra strada, non c'è un'altra soluzione. Però ragazzi, ieri vi dicevo, perché proprio in questo momento, e guardate un po' che è già successo, cioè forse ci siamo scordati un dettaglio, un piccolo, piccolissimo dettaglio, che solo domenica sera giocavamo la partita, lo scontro diretto tra prima e seconda in Serie A. Cioè questo è passato totalmente in secondo piano. Io dicevo, di Juventus-Inter parleremo anche questa settimana, perché ci sono stati degli spunti interessanti, sciolti come neve al sole, andati completamente via. Non se ne parla più di questa roba qua. Juventus-Inter sembra stata giocata 2 mesi fa. Non tanto perché ci fosse da parlare Juventus-Inter, perché è stata la partita migliore del mondo la Juve. Però ragazzi, la Juve di Allegri, del secondo ciclo di Allegri, è nel momento più positivo. L'anno scorso, al momento dello scontro diretto, dopo il filotto di partite, di vittorie senza subire gol, che erano state alcune convincenti, altre decisamente meno, la Juve arriva a Napoli, al Maradona, e ne prende 5. E dopo la penalizzazione e tutto il resto, ma lato sportivo si era andato in quella direzione. L'altra sera con l'Inter c'è stata una percezione decisamente differente. Poi nel secondo tempo Juve e Inter non hanno voluto più giocarla quella partita. Però sembra quasi che ora la classifica attuale, quello scontro diretto lì, la condizione della squadra, il filotto anche qua, convincente, non convincente, un mix tra le due cose, perché ci sono state delle partite decisamente troppo brutte per essere vero e serviranno dei miglioramenti per arrivare comunque in fondo a questa stagione, per cercare di provare almeno a entrare nella lotta scudetto fino alla fine, come vorrebbe Rabiot. Rabiot ha detto che ci crede. Per crederci bisogna collezionare punti, collezionare vittorie. E per collezionare vittorie, in questo momento specifico, questa Juve qui, che non si aggrappa a chissà quale rivoluzione tattiche, non ha chissà quali condizioni tecniche, la Juve si basa su un equilibrio precario dettato da cosa? Dall'unità di intenti, da un grande gruppo. E a proposito di questo, vi lascio qui sotto in descrizione il link del mio ultimo articolo. Però voglio premettere una cosa, perché ieri forse c'è stata un po' di confusione su questo punto qui, alcuni l'hanno capito, da quanto ho letto nei commenti alcuni non l'hanno capito, e non è che sono contro l'esonero di Allegri. Attenzione, cioè questa cosa la voglio specificare, voglio sottolinearla. Io spero che questo sia l'ultimo anno di Allegri alla Juve. Per tanti motivi che ho già elencato, il principale per me è quello che ormai è diventato un dialogo in 2 dimensioni. È troppo piatto parlare di Juve, perché tutto si va a ricondurre ad Allegri. È diventata una figura normale dopo 8 anni che allena la Juventus, troppo divisiva, decisamente troppo divisiva. Però qua siamo andati oltre, siamo andati nell'estremizzazione di ogni singolo concetto, di ogni singola parola, di ogni singola sfumatura. L'altro giorno, l'ultimo degli esempi, ho sottolineato come quella frase di Allegri sul era più importante non perdere piuttosto che vincere fosse strana dal punto di vista grammaticale, che capivo cosa volesse dire, ma che era una frase bizzarra, niente da fare. Non capisci, sei contro Allegri e goditi il momento. È diventato tutto troppo piatto. Non avevo minimamente idea di quelle robe lì, non le pensavo neanche, anzi mi stavo semplicemente rilassando dopo un'ansia, perché mi ero portato dentro quest'ansia di quella partita lì per 2 settimane intere, l'ansia di non essere usciti sconfitti e soprattutto di non essere usciti sconfitti con una goleada. Eppure niente. E adesso, ripeto, tutta questa roba legata alla partita è scomparsa, se n'è andata, volatilizzata. Sembra quasi che non ci sia da giocare la partita con il Monza venerdì, e oggi è mercoledì, cioè domani è già vigilia.
sta roba qui sembra completamente andata. Io ribadisco, non sono contro l'esonero Allegri. Spero che sia l'ultimo anno, spero che possa concludere con lo scudetto, anche se non credo che la Juventus vincerà lo scudetto. Mi auguro che Allegri esca da vincitore da questa situazione. Mi piacerebbe tantissimo che riesca ad alzare almeno un trofeo nella sua seconda esperienza da Juve, perché ne aveva alzati tanti nella prima e nella seconda zero. Sarebbe una contrapposizione molto netta, molto importante. E quindi mi auguro per la Juventus, in prima battuta, che Allegri riesca ad alzare un trofeo, che possa a fine anno davvero lasciare, perché non hai presupposti, quello che dice Zazzaroni è sacrosanto, però non ha senso parlarne adesso. È un concetto differente, che non ha senso che ne parliamo noi, che dentro la Juventus ne vogliano parlare, è sacrosanto, lo devono fare, mettetevi d'accordo, scade il contratto, per forza dobbiamo stare lì a parlarne. Ma che se ne parli adesso, a me sembra solo che controproducente, perché oggi dovremmo essere qui a parlare di quello che è stata la lettura contro l'Inter, quindi di uno schieramento quasi a 4-3-3, capire se questa cosa potrà essere replicabile col Monza, cercare di mettere un focus su Colpani, che potrebbe essere un obiettivo di mercato, ricordarci che il Monza l'anno scorso ci ha dato fastidio. No, queste cose sono tutte prese e buttate via, si parla del prossimo anno. Quindi è questo che dico. Non tanto perché o no Allegri verrà esonerato o Allegri se ne andrà, come faremo. Per me è giusto, dopo 8 anni è giustissimo che la Juventus prenda un'altra strada, scelga un'altra squadra, un'altra strada. È giustissimo. Rendere di dominio pubblico tutto questo ora per me è controproducente, e ribadisco che per me questa roba non esce dalla Juventus, perché la Juventus non si affiderebbe a Zazzaroni, non si affiderebbe al Corriere dello Sport. Queste sono informazioni che escono da fonti vicine ad Allegri. Ed è questo che mi lascia perplesso. Tutto questo è controproducente in questo momento. E le strade sono due: o Allegri sta preparando il campo per fare in modo di dire, vabbè, mentre io sono secondo, guardate questi che cosa fanno, pensano a un altro allenatore, o semplicemente che Zazzaroni ha fatto il bastardo, come aveva già fatto tempo fa con Sinisa Mihajlovic, ve lo ricorderete, e che quindi stia pensando al suo giornale, calpestando anche la figura di un amico, questa volta in maniera meno netta, meno crudele, però comunque controproducente per quella che è la professione della persona interessata. Sono queste, le due strade sono queste qui. Non si scappa, no, non è la Juventus. Esce da Zazzaroni e qualcosa vorrà pur dire, per forza di cose, qualcosa vorrà pur dire. Ribadisco anche un altro concetto che forse non è passato, e cioè il nome di Conte. Il nome di Conte. Io ieri vi dicevo, ragazzi, andrei su un altro profilo. Anche qua non cambierei Allegri. Non farei cambio Allegri fuori, Conte dentro. Però semplicemente in questo momento, secondo me, signori, la Juventus è in un loop da 10 anni su questi due nomi. Cioè, io capisco la logica dietro Conte, la capisco alla grande, a maggior ragione se, come sembra, Elkan vuole inserire all'interno della Juventus una figura come Platini, quindi una figura puramente juventina. E Conte, nonostante il suo passato all'Inter, è una figura juventina. Non prendiamoci in giro, questa cosa dobbiamo dircela con grande chiarezza. Ma davvero esistono solo quei due nomi? All'interno dell'orbita Juventus di allenatore esistono solo quei due nomi? E davvero vogliamo andare a rimetterci in casa uno come Conte, con un certo carattere, con una certa linea di pensiero? Ma secondo me bisognerebbe pensarci abbastanza bene, eh? Per intenderci, così parliamo proprio papale papale, terra terra. Tutti i discorsi poi dai ristoranti da 10 euro, 100 euro, sarebbero presi e annullati. Magari non li direbbe, ma lo penserebbe. Conte vuole tornare alla Juve, ne sono convinto, ne sono sicuro, ne sono strasicuro, ci tornerebbe di corsa. È l'amore della sua carriera, diciamoci la verità. Però Conte è uno che detesta perdere, giocherebbe sempre per vincere, e meno male. Però per vincere uno come Conte avrebbe volontà di investimenti forti, molto più forti di quelli che si può permettere oggi la Juventus, perché basti guardare il bilancio degli ultimi anni, basti guardare questi numerosi aumenti di capitale, basti guardare il mercato. La Juventus sta cercando di fare dei mercati con delle operazioni un po' fantasiose, incastro, prestiti, robe del genere. Quest'anno il mercato non l'ha fatto, ha solo ceduto, ha ridotto il monte ingaggi. La volontà della Juventus è chiara per cercare di uscire da questo rosso, che non sarà un rosso eterno, anzi è già stato dimezzato nel giro di qualche anni, uno, due bilanci, si cerca di arrivare in pari se non in positivo. Però poi Conte interessa relativamente poco questa roba,
ed è uno che in bocca a certe cose fa fatica a tenersele, è un carattere fumantino ed è assolutamente quello che serve in campo in questo momento per ridare un po' di vitalità alla Juventus. Dall'altra parte bisogna anche stare un po' attenti, perché poi certe figure così ingombranti e così potenti da inserire dentro la Juventus potrebbero non far benissimo. Ecco, è un'arma a doppio taglio. Cioè, banalmente il discorso su Allegri. Allegri vinceva nel primo ciclo perché aveva una grande squadra. Scegli di riprendere Allegri e gli vendi Ronaldo, non rinnovi Dybala e riduci il monte ingaggi, allora è in controtendenza rispetto alla scelta dell'allenatore. Allora tanto vale prendere un allenatore con meno palmarès, con un nome meno ingombrante, con forse anche meno esperienza all'interno di un top club, e cercare di sfruttare quelli che sono i giocatori chiave o i giocatori che ti vengano su dal vivaio, cercare di valorizzarli. Poi Conte sono convinto che andrebbe a valorizzare determinati giocatori come Chiesa, come Vlahovic, però non so quanto poi sarebbe bravo a prendere dal nulla i vari Sule, i vari Ealing e renderli protagonisti al 100%. Conte sì, è un valorizzatore, però vuole i giocatori un pelo più pronti probabilmente rispetto a quelli che potremmo dargli in mano adesso. Secondo me serve ancora una via di mezzo, cioè quello che era il Conte primordiale, il Conte di 10 anni fa. Nel momento in cui scegliamo Conte, io me lo ricordo, tante chiacchiere, tanti dubbi, tante perplessità, ma questo non ha mai allenato in Serie A, se non l'Atalanta è stato esonerato, ha allenato il Siena, ma sì, vabbè, ma in Serie B non era pronto, tanti pensavano non fosse pronto, allora bisogna anticipare, giocare d'anticipo, trovare quell'allenatore che magari dice, vabbè, non ci ha mai allenato in un top club, chissà se è pronto, e poi capire che è pronto e metterci quello lì, come è stato per De Zerbi l'anno scorso, per dire. Quest'anno, io lo sapete, nutro un grande amore per l'italiano, però poi guardo il lavoro di Thiago Motta e dico, forse adesso la corsa diventa due, quindi non è che non voglio esonerare Allegri adesso, è che non voglio parlare queste cose adesso. Poi dentro la Juve è giusto che facciano i loro ragionamenti, non è che non voglio Conte, io voglio tanto bene Antonio Conte e sono convinto che farebbe molto bene alla Juventus, però bisogna considerare tutto, tutto l'insieme, perché sennò poi ci ritroviamo ancora una volta tra un paio d'anni a fare gli stessi discorsi. E la Juve non riuscirà mai a trovare una stabilità. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti.